cosa chiederesti nelle tue preghiere sapendo con certezza che si avvereranno? Si dice che la maggior parte delle persone preghi almeno una volta alla settimana. Anche gli atei ammettono di pregare in qualche occasione, ma come sappiamo non sempre funziona. Qual è il segreto affinché una preghiera si avveri? Benvenuta o benvenuto su Crescita Personale e Finanziaria. In questo video di oggi di Giovitale in italiano ti sveleremo una formula in tre passi per attirare miracoli attraverso questa specifica preghiera. Grazie a questa formula avrai nuovi strumenti per approfondire la tua connessione con l'universo e guidare la tua vita verso una maggiore felicità e pienezza, sbloccando il potere incredibile che puoi esercitare su tutte le cose. Giovitale ti invita a prenderti la responsabilità della tua eredità divina e ti mostra che attraverso la gratitudine e il distacco le tue preghiere raggiungono un'altra dimensione. Solo tre semplici passi ti permetteranno di attirare miracoli e meravigliose realtà. Gio dice: «Ho scritto un libro chiamato La preghiera segreta, perché ho capito che la preghiera funziona in modo particolare. È qualcosa che ho praticato segretamente da solo, ma ho notato che sempre più persone ne erano interessate. Sapevo anche che molte persone, mentre erano interessate alla preghiera, erano anche scettiche al riguardo o non sapevano come pregare correttamente». La maggior parte delle persone prega da un punto di vista della supplica, e questo è il modo sbagliato in cui porsi. Il mondo è pieno di abbondanza e opportunità, ma molte persone si avvicinano alla fonte della vita con un cucchiaio, anziché con una pala, e di conseguenza ricevono poco secondo il loro piano. Le informazioni che stai per ascoltare possono cambiare completamente la tua vita. Ora ti svelerò la preghiera segreta che è in grado di creare miracoli nella tua vita. È un'informazione che puoi utilizzare come vuoi, puoi scartarla o applicarla nella tua vita quotidiana. Ci sono due domande che le persone mi pongono sempre. La prima è: credi in Dio in qualche modo? Hanno presunto o sentito dire che chi pratica la legge dell'attrazione sta cercando di giocare a fare Dio. Io rispondo loro che Dio ci ha dato la legge dell'attrazione così come ci ha dato la gravità. È uno strumento che possiamo utilizzare, ma non sostituisce colui che ce l'ha data. La seconda domanda è: come preghi di solito? Poiché gli esseri umani sono individui distinti e unici, le loro vite e i loro pensieri sono definiti da diverse circostanze, culture e religioni. Nonostante tutte queste influenze, le preghiere sono spesso molto simili in tutto il mondo. Le preghiere della maggior parte delle persone assomigliano molto a questo esempio. Caro Dio, per favore, dammi, ti prego, grazie, amen. In altre parole, la maggior parte delle preghiere supplica a Dio qualcosa per la persona che prega, ad esempio più salute, un nuovo lavoro, una migliore relazione o un possesso materiale. L'esperienza mi ha dimostrato che la maggior parte delle persone non crede nelle proprie preghiere. Pregano senza la reale convinzione che qualcuno le stia ascoltando o la convinzione che qualcosa accadrà. Semplicemente lanciano una preghiera al cielo come un naufrago che lancia un messaggio in una bottiglia nell'immensità dell'oceano. In questa classica forma di preghiera o supplica si trova il grande errore che imparerai a correggere oggi. Ho scelto il nome preghiera segreta perché le tue preghiere dovrebbero rimanere tra te e la tua connessione interiore con tutto ciò che esiste. Ho imparato che condividere le tue preghiere con altre persone può indebolirle anziché rafforzarle, generando dubbi o negatività. Quindi tieni le tue preghiere per te stesso o te stessa. Lascia che siano un segreto tra te e il divino. Ora, la preghiera segreta si concentra su questi tre passi: gratitudine attiva, richiesta isolata e azione ispirata. Quando scopri che sei già degno o degna e che stai vivendo un miracolo di cui sei grato, il primo passo della formula non può fermarsi lì. Hai già portato qualcosa di incredibile, ma se aggiungi i due passi successivi, benedizione isolata e azione ispirata, è completamente garantito che otterrai più risultati. Il primo passo della preghiera segreta è la gratitudine attiva. Significa essere consapevoli che la vita ci viene data ed esprimere gratitudine per tutto ciò che abbiamo.
Spesso diamo per scontato le cose che abbiamo, ma è importante riconoscere che molti di noi vivono come re o regine rispetto al passato. La gratitudine crea un campo magnetico che attira più cose positive nella nostra vita. È un potente purificatore della mente e quando siamo sinceramente grati, la nostra energia si accelera e attiriamo cose buone. Un modo semplice per purificare la negatività è ripetere le frasi del Ho'oponopono. Mi dispiace, perdonami, grazie, ti amo. Includere la parola grazie nelle nostre preghiere o suppliche ci aiuta a ricevere più cose positive in modo naturale e senza sforzo. Le preghiere funzionano meglio quando iniziamo con la gratitudine anziché chiedere di più. Il secondo passo è la richiesta isolata. Immaginiamo per un attimo che tu abbia smesso di fare scuse e lamentarti, che tu sia concentrato su ciò che hai con gratitudine e che ora, dal sentimento di gratitudine assoluta, inizi a sognare ad occhi aperti ciò che desideri di più. Il trucco è creare di più. È molto più facile quando sei soddisfatto di ciò che hai. È simile a cercare lavoro. Di solito le persone trovano lavoro più velocemente se già ne stanno svolgendo uno. È lo stesso principio, perché tutto attira ciò che è simile e possedere attrae il possedere di più. Quando sei grata o grato per tutto ciò che hai, è come se il divino dicesse: «Sono contento che ti piaccia, ti manderò di più». Infatti, penso che questo ti piacerà ancora di più. L'importante è liberarsi della convinzione di carenza. Ad esempio, se desideri un aumento di stipendio, basta dire: «Non sarebbe male se venerdì mi dessero un aumento di stipendio o qualcosa di ancora meglio». Dobbiamo ricordare che il nostro ego pensa che le cose debbano funzionare in un certo modo, ma lo spirito sa che ci sono tutte le possibilità che potrebbero essere migliori per te, se le permettiamo. Sostenere le tue richieste con l'atteggiamento corretto è il segreto per manifestare miracoli. È un cambiamento mentale. Il terzo passo della preghiera segreta è l'azione ispirata. Si tratta di essere aperti all'idea che ci potrebbe essere qualcosa di migliore di ciò che desideriamo. Concentrarsi troppo sull'ottenere qualcosa di specifico mette la nostra felicità e il nostro benessere nelle mani di quel desiderio. Invece, dovremmo considerare ciò che desideriamo come una fonte di energia e ispirazione. È importante dire questo o qualcosa di meglio per lasciare spazio al cambiamento. L'ispirazione ci dà un desiderio, la decisione lo trasforma in un'intenzione e l'azione lo realizza. L'azione ispirata richiede di rilasciare il controllo mentre agiamo, fare richieste con gratitudine e avere fede nell'universo, permettendo che le cose si organizzino nel modo migliore per noi. Significa inviare la richiesta senza dubbi o incertezze. La fiducia o fede nell'universo, in Dio o in una forza superiore, è fondamentale. Anche durante i momenti difficili, come la mancanza di una casa, la povertà o pensieri suicidi, la fede in qualcosa di più grande ci sostiene. Dobbiamo ricordare che ci sono aspetti di noi stessi e della vita che si prendono cura di noi. Quando riflettiamo sulla gratitudine al mattino e riconosciamo che molte cose invisibili ci mantengono in vita, ci rendiamo conto che la nostra esistenza stessa è un miracolo. Questo ci porta a fidarci di qualcosa che va oltre il nostro controllo e a sviluppare la fede in una forza superiore che possiamo chiamare Dio, universo o altro. È come fare un ordine su Amazon e confidare che arriverà senza preoccupazioni. La preghiera segreta si basa sui tre passi, con un'enfasi sulla gratitudine per ciò che abbiamo già, perché è in quello che si nasconde il vero miracolo che spesso ignoriamo. Utilizza ciò che hai appena imparato per creare una vita magnifica e trasformare completamente la tua esistenza. Non hai nulla da perdere. Condividi il video per aiutare qualcun altro e lascia un commento per farci sapere cosa ne pensi della preghiera segreta di Giovitale. Se desideri vedere altri contenuti simili, clicca sull'immagine che trovi alla fine del video. Ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornata o aggiornato. Siamo felici di averti con noi. Buona vita da crescita personale e finanziaria.